Nell'app precedente abbiamo appunto creato un load balancer che è appunto gestivo ad web server su cui girava un applicativo Node.js. In questo tutorial invece andremo a creare appunto un database MySQL, un server MySQL, quindi dobbiamo andare nel nostro file host e aggiungere la nostra nuova macchina sotto appunto database. Come seconda cosa dobbiamo un attimo aggiornare la nostra app in Node.js, perché ho implementato una sezione, ovvero una pagina, un'URL all'interno dell'app che ci dice se appunto il nostro applicativo si è connesso o meno. Quindi, come vedete, comunque poi questo applicativo lo trovate nel repository, ma qui appunto vedete tramite connection appunto ci connettiamo alla nostra macchina. Quindi qua dovete mettere il numero di IP del vostro server, poi magari nei prossimi tutorial vedremo anche come passare delle variabili qua dentro, ma qua dovete appunto mettere l'IP o comunque l'indirizzo del vostro server, il vostro username, la vostra password. E qua appunto c'è questa serie di c'è questa classe appunto che va a verificare che il database sia connesso o non sia connesso e ce lo stampa a video. E quindi per fare questa app ho attivato la libreria npm express e la libreria MySQL, quindi che è quella che trovate qua nel file package JSON. Quindi quando andiamo a copiare questa nostra app modificata, ampiamente modificata, dobbiamo andare qua in web server, aggiungere, dopo aver copiato l'app, questa funzionalità qua, quindi npm install all'interno della directory var vvdemo. In questo modo appunto lei andrà a vedere questa sezione qua del package.json, installerà le nostre due librerie. Fatto questo, non ci resta che andare a creare il nostro file di configurazione del MySQL. Quindi andiamo qui, nuovo file, lo chiamiamo database.yelmo, lo salviamo, andiamo a definire subito il nostro host che sarà database. Anche qui andiamo a lavorare come sudo, quindi mettiamo become true, che in automatico appunto ci fa diventare sudo. Poi andiamo a creare la nostra tasks e sotto la nostra tasks andiamo ad installare and però andiamo ad installare MySQL, ma prima di installare MySQL andiamo a installare una libreria Python MySQL che serve appunto ad Ansible per poi passargli alcune cose appunto a MySQL. Quindi dobbiamo andare, io siccome l'ho già fatto me la vado a copiare da qua, quindi poi ovviamente metterò a disposizione anche di voi sotto in descrizione il repository dove andare a installare appunto questo. Appunto, io qua l'ho chiamato install tools, ma per ora andiamo solo a installare questa libreria Python MySQL DB. Però io l'ho comunque messa in loop, quindi non servirebbe il loop, però io l'ho fatto lo stesso perché non si sa mai che più avanti dobbiamo aggiungere altre cose. Ora andiamo ad installare il nostro Apache, quindi install Apache 2 e non Apache MySQL, MySQL. MySQL server state present update cache uguale yes,
dobbiamo andare a verificare che il nostro MySQL sia partito, quindi qua facciamo un name verifica che MySQL sia avviato. Service 2 punti name uguale MySQL state started, esatto, e enabled yes. Ok, quindi questo abbiamo fatto. Vi ricordo che ovviamente c'è anche l'altro modo di scriverlo, quindi come abbiamo già visto, o come ho fatto qui, appunto mettendoli tutti incolonnati nel modo giusto. Noi adesso vediamo questo. Ed ora c'è questo comando line in file che però lo vedremo dopo. Quindi ora andiamo a creare un database che chiameremo demo. Quindi andiamo a capo. Andiamo qui, facciamo name, crea database, demo, dobbiamo mettere almeno, quindi dobbiamo usare poi il modulo MySQL DB, 2 punti, name uguale demo. E state uguale present. Ok, ora andiamo a creare un utente, quindi name 2 crea utente db. Oggi c'ho, scusate, ma oggi Sublime Text fare bit. Allora, quindi dobbiamo usare il comando MySQL meno user 2 punti. Qua è meglio usare l'impaginazione andando a capo perché è un po', ci sono un po' più di cose da scrivere. Quindi name mettiamo demo, password mettiamo demo. Ora andiamo a definire i privilegi, ovvero demo deve avere tutti i privilegi, io me lo copio perché. Quindi priv punti demo punto apostrofo 2 punti all. Ok, quindi ora andiamo a dirgli che deve connettersi a tutti gli host. Quindi host 2 punti, dentro gli apici mettiamo un percentuale e state present quindi questo è stato fatto. Ora andiamo a costruire, a creare anche un handlers, anche se non lo useremo, ma ci servirà dopo per l'altra cosa che voglio farvi vedere. Quindi handlers, qui sulla linea di task, perfetto. A name 2 punti restart MySQL, quindi qui è service 2 punti name 1 name uguale MySQL state uguale restarted. Ok, dovrebbe essere corretto. Ok, quindi fatto questo dovremmo poter creare il nostro database, quindi andiamo a lanciare il comando e dopo vi farò vedere questa parte mancante e vi spiegherò che cos'è. Ovvero questo è un inline file, ma lo vedremo dopo. Quindi ora andiamo a creare il nostro database.
Anzi, scusate, prima di creare il nostro database andiamo un attimo a creare i nostri due web server e poi andremo a creare il nostro database. Ok, e questo poi così andiamo subito a installare la nostra app Node.js che abbiamo modificato in modo da poi poter verificare che il nostro database sia attivo. E quindi niente, metto un attimo in pausa, appena finito di installare andiamo ad installare anche il nostro database. Ok, allora i nostri web server sono installati così come il load balancer, quindi ci colleghiamo al load balancer sulla porta 8080, come vedete come nella nostra demo di prima, quella del tutorial precedente, ci stampa il nome del web server, che vedete ha cambiato ora perché appunto il load balancer switcha da un web server all'altro. Ora se facciamo invece slash db, come vedete ci dice db non connesso su server 3, db non connesso su server 2, e quindi andiamo, questo perché ovviamente il nostro web server non è attivo, andiamo, il nostro database non è attivo, scusate, quindi ora andiamo ad installarlo, Ansible Playbook database.yaml. Vediamo appunto di installare la configurazione che abbiamo creato prima. Guardiamo se funziona, se installa. Vediamo se non abbiamo fatto nessun errore di scrittura. Ok, Python MySQL DB è stata installata. Ora andiamo ad installare MySQL. MySQL è stato installato, è stato avviato, l'utente e il database e l'utente sono stati creati, quindi ora il nostro database è attivo. Andiamo qua a vedere se questo cambia, probabilmente non cambierà, infatti non cambia e adesso vi spiego il perché. Per farlo entriamo, roba che tecnicamente non dovremmo fare con Ansible, ma per farvi vedere cosa andiamo a fare ora ci colleghiamo al nostro. Entriamo un attimo nella nostra macchina dove abbiamo il database, quindi la mia è .60.1. No, scusate, ho sbagliato il nome utente. Ok, quindi ora siamo qui, andiamo a vedere questo file che dovrebbe essere mysql.conf.d, mysql.cnf. Ora per abilitare all'esterno il nostro database dovremmo andare qui dove c'è bin address, sostituire 127.0.0.1 in 0.0.0.0. Ovviamente lo faremo tramite Ansible, quindi qua noi non tocchiamo niente, usciamo lasciandolo invariato, usciamo dal server e andiamo a farlo tramite Ansible. La cosa più logica, seguendo i tutorial che abbiamo fatto prima per farlo, sarebbe appunto creare un file e quindi copiare il file che abbiamo visto prima, il mysql.cnf. Metterlo poi in un file in locale, modificarlo e poi caricarlo tramite il comando copy. Oppure la seconda ipotesi è fare come abbiamo fatto per Nginx, ovvero creare un template e passargli la variabile. Queste due sarebbero, diciamo, le due modalità che abbiamo visto, ma c'è una terza modalità, visto che alla fine dobbiamo cambiare una sola singola riga e non tutto il file, ed è quella di usare appunto regex, ovvero, andiamo dove siamo finiti, scusate, mi sono un attimo perso,
abbiamo detto quella di usare regex, che è appunto quella capacità che permette appunto a quella libreria, che ci permette appunto di leggere il testo, e quando combacia con la nostra variabile possiamo appunto sostituirlo, modificarlo. È una sorta di parser alla fine. Quindi allora, se volete saperne di più su regex, andate qua su Python regex e qui appunto trovate tutte le espressioni per poter appunto matchare e quindi incontrare appunto i vari tipi di testo, leggerli, eccetera eccetera. Ora non sto qua a spiegarlo perché poi non sono neanche un grande programmatore, quindi eviterei di addentrarmi in queste cose. Quello che vi farò appunto vedere è: una volta fatto questo, appunto dobbiamo utilizzarlo per incontrare il bin d'adresse e sovrascriverlo. Quindi, dopo esserci assicurati che MySQL è partito, andiamo qui sul database, verifica che MySQL si è avviato. Ok, io ve lo incollo perché è un po' lungo da scrivere, quindi sovrascrivi. Cavolo, qua possiamo rinominarlo in cambia riga bind address, e qua appunto andiamo a utilizzare la funzione di Ansible line in file. Come vedete qua appunto abbiamo creato questa funzione line in file. Qua abbiamo la nostra destinazione, ovvero etc MySQL, mysql.conf.d, mysql.d.cnf. Questo è il file che dobbiamo andare a leggere. Questa appunto è l'espressione che dobbiamo andare a cercare, bind address, e questa è la linea appunto bind address uguale, praticamente dobbiamo andare alla riga che andiamo a sovrascrivere, quindi non è più 127.0.0.1 ma diventa appunto 00. Quindi regex, per cui diamo appunto la regular expression che dobbiamo cercare, qui appunto come dobbiamo modificarla. Fatto questo, dobbiamo riavviare il nostro MySQL per riprendersi la configurazione, quindi mettiamo notify restart MySQL, che appunto cerchiamo il nostro handlers, restart MySQL, ok. Quindi fatto questo, andiamo a rilanciare il nostro database e se tutto funziona dovremmo appunto vedere il file modificato. Poi entreremo nel server, vedremo il file modificato e ok, quindi guardiamo se qua, ok, cambia riga bind address, sembra averla cambiata. Rientriamo quindi nel nostro server, andiamo a vedere, e come vedete bind address è stato modificato, come appunto prima era 127, ora è diventato 00. Quindi ora usciamo, andiamo qua sul nostro load balancer. Qui ci diceva db non connesso e ora ci dice db connesso su server 3, db connesso su server 2. Come vedete ora la connessione è stata stabilita e quindi direi che per questo tutorial è tutto. Scusate se in alcuni passaggi sono stato un po' contorto, però alla fine se seguite il codice che ho scritto, che trovate nel repository, dovreste capire meglio di quanto io vi abbia spiegato come funziona, sia appunto l'installazione di MySQL, che sia questa simpatica funzionalità del line in file, appunto, che vi permette di fare piccole modifiche senza dover creare templates o file da copiare, eccetera, eccetera. Quindi, per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.